Finale del nono turno della fase orologio della Serie 2 Old Wild West, Riviera Banca, Basket Rimini 88, Luis Roma 64. Siamo in compagnia di coach Sandro Dell'Agnello. Coach, buonasera e un primo commento caldo su questa partita, ennesima vittoria per Rimini. Sì, sì, se mi permetti facciamo un primo commento generale perché ci siamo visti in casa con la qualificazione a playoff in tasca con due giornate d'anticipo e siamo molto contenti di aver potuto festeggiare tutti insieme. È stata una bella giornata di festa per Riviera Basket Rimini, mi fa molto piacere per la nostra società, ringrazio Maggioli in rappresentanza di tutta la società perché ci mettono ovviamente il sostentamento che serve, sono molto contento per Paolo Carassi per Davide Turci, per la passione e la competenza che ci mettono e hanno fatto sempre il possibile fin da quando sono arrivato per mettermi a mio agio. Tutto il nostro staff, volevo portarli tutti qui, poi non ci stiamo perché ovviamente un traguardo si raggiunge tutti insieme e mi fa piacere averlo festeggiato in un Flaminio pieno e quindi grazie anche ai nostri che ci stanno sostenendo. Ma questo non è un discorso di fine, ma è un discorso di inizio. Adesso inizia un'altra nuova avventura e tutti insieme proveremo a toglierci qualche soddisfazione. Detto questo, la partita secondo me i primi 20 minuti molto bene, forse troppo, poi è diventata tra virgolette un po' soporifera, secondo me anche un po' per il punteggio, un po' per mille fattori. Però insomma la squadra sta bene, siamo contenti, l'unico neo lo sappiamo è l'infortunio di Stefano Masciadri, ma non mi sentirete più parlare di lui perché ormai è un dato di fatto e diventerebbe solo un alibi. Domande? Alberto? Prego. Allora, chiaro che la partita non sono d'accordo, onestamente. Ho parlato di 20 minuti, ho ridurre di 32-15, secondo quarto, poi avete fatto 4 su 11 dal campo, 7-3, 7 su 7 di libero, se bene ma non benissimo, oppure avete guadagnato ancora qualcosa all'intervallo, oppure eravate lì. Ecco, ti chiederei piuttosto così, oltre agli americani che fanno sempre più gli americani, lo dico in senso buono ovviamente, qualche passettino in avanti di Pellegrino, un rimbalzo in più, una cosa, ecco, che ovviamente ti verrà molto utile, visto che nelle rotazioni, al di là dell'adattabilità di Anumba a giocare anche da 4, non lo puoi più sapere. No, servirà moltissimo, stiamo lavorando, ho parlato un po' con lui è molto convinto, coinvolto e abbiamo bisogno di una mano di tutti perché in sostanza siamo un giocatore in meno. Però io sono contento insomma, che siamo qui a parlare di una partita che comunque hai vinto dicendo hai giocato 10-12 minuti. Ecco, pensa dove eravamo, io mi ricordo bene, dove eravamo il 19 novembre che avevamo perso di 21 con Trieste in casa, qualcosa è cambiato. Altre domande, Davide? Sì. Prego. Coach, buonasera. Volevo chiedere innanzitutto complimenti e volevo chiederti alla luce dei playoff raggiunti se hai cominciato un po' a guardare la classifica, possibili incroci, se c'è un tabellone piuttosto che un altro, perché sono... C'è una giornata che deciderà tutte le posizioni più o meno, a parte la prima e poche altre credo, e quindi è impossibile pronosticare niente. Con molta purezza vi dico che noi non sono ancora nemmeno i risultati di oggi, noi andremo a Milano per provare a vincere e non mi interessa se la vittoria ci porta al quinto, il sesto, l'ottavo, non voglio sapere niente. Noi andremo a Milano per provare a vincere, poi non è detto che ci riusciremo, ma l'idea è questa, poi vedremo chi ci toccherà. Altre domande? Sì, prego. Niente, una considerazione, io penso che nella storia della pallacanestro italiana questa sia stata la celebrazione del settimo posto nei playoff barra sesto barra quinto più clamorosa della storia, con 3.000 persone a cantare e ballare. Non so se nella tua lunga carriera ti è capitato da giocatore alto vedere un sesto barra, ripeto, settimo posto, possibile ancora quinto, visto che Trieste pensa in casa. No, del genere, cioè veramente sembrava alla fine un festeggiamento da scudetto, addirittura da scudetto della stella, ecco. No, diciamo che purtroppo, vista l'età, qualcuna l'ho vista, però l'ho detto all'inizio, l'ho detto come premessa, è fantastico giocare, ti immagino per i giocatori, giocare in questo ambiente qua, fantastico. Grazie coach e lo liberiamo, buona grazie, buonasera. Sandro Dell'Agnello.